Sono morta. Mi hanno ucciso i soldati romani. Io sono uno spirito ora. Ma il mio corpo dov'è? Sento una cantilena. Sono litanie che recitano per me, cantano per il mio funerale. Bambini, voi sapete da quando Santa Lucia porta i doni ai bambini buoni? Ma dai, non fare indovinellino. Tu, nonna, lo sai, dicelo tu. È da tanto, tanto tempo, al tempo dei castelli. Nonni, ci raccontate tutta la storia, per favore. Quel tempo si chiamava Medioevo. E in città, a Verona, e nelle zone limitrofe, comandavano i Della Scala, chiamati Scaligeri. Era un tempo d'autunno, ma pieno di miseria e povertà, e gli occhi dei bambini si ammalavano sempre di più. Si chiama congiuntivite, e sembrava che diventassero tutti ciechi, poverini. Quanto tempo è passato? Dove sono? Che freddo! Quanta gente è disperata! Cosa succede? Io sento il pianto dei bambini. Vedo la paura che dipinge i visi di queste piccole creature che soffrono. Voglio aiutarle. Lo voglio tanto. Lo voglio davvero. Con tutto il mio cuore. I maggiorenti che comandavano e governavano la città erano molto preoccupati e così si riunirono nel castello. Ma il popolo avevano fiducia nelle erboriste, le levatrici che chiamavano striglie e che curavano tutti i mali ai poveri che non avevano soldi per pagare il dottore. Le striglie consigliarono ai signori di far portare miele, latte, frutta secca e frutta fresca ai bambini malati, perché la malattia era venuta per colpa del mangiare troppo povero. Che nessuno entri! Vi prego, i bambini del popolo d'inverno mangiano male e si ammalano spesso. Dovete dargli cose sane e nutrienti, come miele, frutta fresca e secca. Cosa facciamo? La situazione è grave.
Se i bambini diventano ciechi, domani avremo uomini che non potranno lavorare. Donna verde, moglie mia, consigliami tu. Alberto, marito mio, tu sei il signore di Verona e questi sono i maggiorenti che la governano con te. Consigliati con loro e segui i suggerimenti della stria. Vedi, can grande, il popolo non può pagarsi il medico come facciamo noi, ma la stria e le erboriste come lei conoscono rimedi, piante, fanno decotti, medicine. Can grande, impara ad amare il popolo e anche tu un giorno diventerai il signore di tante città, come sognavo ancora prima che tu nascessi. Propongo di fare un voto a Santa Lucia. Se ci fa la grazia che i bambini guariscano, le costruiremo una chiesa onorata a lei e faremo una processione ogni giorno del 12 dicembre. Sì, dobbiamo preparare subito i piatti e ci mettiamo dentro le cose buone come ha detto la stria. E dopo li portiamo ai bambini malati. Dobbiamo fare presto, presto. E sì, è. Vengo anch'io, voglio aiutare i bambini. Santa Lucia, ti prego, aiuta e guarisci i bambini di Verona. Cerca dei bambini buoni per offrire loro frutta e dolci. La notte di Santa Lucia è la festa che apre il Natale e che ci avvolge nel magico spirito natalizio. Prima di andare a dormire ho preparato il fieno per l'asinello di Santa Lucia. E io ho preparato il vino per lei e per il castardo. Andiamo a dormire perché la santa viene solo durante il sonno. Speriamo anche quest'anno il sacco che porta l'asinello sia colmo di piatti e di cose buone. Guardate il piatto di Santa Lucia. Allora siamo stati buoni. Andiamo a vedere se l'asinello ha mangiato il fieno. Santa Lucia è e sarà sempre reale. Non è un'invenzione. È una ragazzina che entra nel cuore delle persone e le guarisce dall'egoismo con la gioia del dono.
anche quest'anno Santa Lucia non ha dimenticato nessuno. Se Santa Lucia e il Castaldo hanno bevuto il vino e mangiato gli zaletti. Quando una storia viene raccontata, non può essere dimenticata. Diventa il ricordo di ciò che eravamo e il futuro di ciò che siamo.